Vorrei iniziare questo breve intervento dicendo innanzitutto che sentivamo la nostalgia di questa sala giovenale, punto di incontro dei tradizionali convegni pastorali diocesani, dei seminari teologici, di altre assemblee. Questi due anni di pandemia ci hanno privato un po' di tutto, anche di questa opportunità. Oggi siamo convocati qui in assemblea diocesana sinodale per poter proseguire nel cammino intrapreso di ascolto, così come Papa Francesco chiede alla Chiesa universale, ascolto del popolo di Dio, discernimento secondo l'opera dello Spirito Santo, profezia per una Chiesa che possa davvero guardare al futuro. In questi mesi di ascolto, come primo anno del cammino, abbiamo composto circa 175 gruppi sinodali nella nostra Chiesa diocesana, che ha visto una partecipazione media di circa 1600 laici, fratelli e sorelle, che hanno contribuito insieme con i presbiteri, i consacrati, i diaconi, a dare il loro contributo di cuore soprattutto e poi anche di mente riguardo a quelle piste indicate dalla segreteria generale del Sinodo dei Vescovi e che hanno tanto permesso di partecipare in prima persona in quella fase di ascolto reciproco, discreto, delicato, rispettoso, soprattutto in cui uno, in un clima di preghiera, si è sentito nelle condizioni ottimali di poter intervenire e dire ciò che aveva nel cuore. Ognuno ha preso parte. Questo è il valore fondamentale di questi primi mesi. Senso di appartenenza, il senso di partecipazione. Questo è stato attestato da tanti laici che hanno riscoperto proprio la gioia di sentirsi parte integrante, parte attrice della vita della comunità, sentire la comunità come propria, sentirsi parte di quella comunità. Questa sera abbiamo con noi il Cardinale Mario Greca, che con molta benevolenza ha accolto l'invito a guidarci in questo cammino sinodale, potendo dare un suo contributo prezioso a conclusione di questo primo anno di ascolto, introducendoci nel secondo anno di ascolto che sarà guidato soprattutto dall'indicazione della Chiesa italiana. Auguro davvero un evento felice, ricco, prospero, di tante prospettive future per essere tutti felici di camminare come Chiesa, di camminare insieme con il Signore, di camminare insieme tra di noi ed essere segno di comunione per una partecipazione più fattiva, più operosa per la vita stessa della Chiesa.